Tristezza e incredulità a Ponte Lambro quando è arrivata la tragica notizia. Giulia Vanossi, 26enne, residente in paese, morta precipitando durante un'escursione in montagna, la sua passione. Ieri era in Valcamonica, nel Bresciano, comune di Cimbergo, quando, stando alle prime informazioni, a quasi 2000 metri di altezza, mentre stava arrampicando nella zona del Tredenus, corno delle pile sulla via Federico Giovanni Kurz, la ragazza è precipitata per circa 350 metri e non ha avuto scampo. La richiesta di aiuto partita dagli amici che erano con lei poco prima di mezzogiorno. Le operazioni di recupero sono state lunghe e complesse, sono proseguite per l'intero pomeriggio fino alla serata. Assieme ai tecnici del soccorso alpino e agli specialisti della Guardia di Finanza è intervenuto anche l'elicottero soccorso di Verona e l'elicottero delle Fiamme Gialle. Difficoltà tecniche legate al luogo e alle condizioni meteo a tratti avverse. I compagni della ragazza si sono calati dalla parete in autonomia e sono stati poi portati a valle da un altro elicottero. Sarà importante la loro testimonianza per capire le cause della caduta. Giulia, studentessa di medicina dell'Insubria, appassionata di montagna e scalatrice esperta, sui suoi profili social la maggior parte delle fotografie riguarda vette passeggiate, anche comasche. Era una ragazza vivace e sensibile, sempre attenta e cortese, con una grande passione per la montagna, ha detto il sindaco di Ponte Lambro, Ettore Pelucchi. Abbiamo scoperto quanto accaduto ieri in serata, ci stringiamo alla famiglia che conosco personalmente, una tragedia di cui non ci si capacita.